Luca, sei pronto? Ecco, allora ascolta bene, cerca di creare più taglio ancora, usare piedi e ginocchia e molto più avanzamento. La parte alta non deve essere così scombussolata dalla posizione delle braccia che partono avanti e indietro. Stai un po' più fermo con la parte alta e parti da sotto, un po' più preciso nella fase di cambio e più veloce. Puoi partire, libera. Ciao. Libera, chi c'è in partenza? Teo. Appoggio! Claudio Chiozzini, responsabile dello sci club Alta Val Brembana Foppolo. Claudio, un commento sul tuo nuovo sci club e sui tuoi ragazzi. I commenti ce ne sono ben pochi. È nato questo nuovo sci club con la presidenza nuova di Giovanni Rossanigo. Proveniamo da una stagione estiva di allenamenti intensi alle Desalpe. Diciamo che i ragazzi sono tutti gli stessi che c'erano l'anno scorso nello sci club a Verara, quindi si sono ricompattati cambiando nome, è nato questo nuovo sci club. Come dicevo, già il periodo estivo è stato molto intenso, stiamo rifinendo, come vedi qua allo stadio, l'ultima preparazione sugli sci autunnale. Diciamo che i ragazzi sono abbastanza preparati, mi aspetto delle buone prestazioni. E diciamo che prevalentemente lo svolgeremo il lavoro invernale verso la Val Brembana, Foppolo, Carona, San Simone, cercando di reclutare il più possibile ragazzini di categoria cuccioli baby, perché questo purtroppo ci mancano. Noi abbiamo una categoria allievi ragazzi e qualche giovane, quindi andiamo avanti così per iniziare. L'idea di portare lo sci club in Val Brembana a Foppolo, proprio perché Foppolo si sta anche espandendo, diciamo, sul territorio, e quindi uno sci club in più non fa proprio male, noi siamo lì. E auguro a tutti una buona stagione e un buon inverno. Buongiorno, sono Ennio Frigeni, direttore tecnico dello sci club Radici. Siamo qua allo Stelvio oggi in questa splendida giornata fredda, sono venuto un po' a lavorare insieme a tutti i miei ragazzi e a tutto lo sci club che è presente qua, così come siamo stati presenti durante tutta l'estate. Durante tutta l'estate abbiamo alternato parecchi periodi di sci qua, con tutti i ragazzi, fin dai baby fino ad arrivare ai giovani che hanno lavorato tantissimo qua. Un altro ghiacciaio che abbiamo preso in considerazione, dove abbiamo lavorato tanto, è stato il ghiacciaio anche di Intertux, dove spesso andiamo anche col comitato regionale, dove troviamo anche là delle ottime condizioni. Diciamo che l'estate non è stata perfetta, quest'anno le condizioni meteorologiche, a differenza degli ultimi anni, non sono state bellissime, per cui abbiamo sempre fatto un po' fatica a trovare le condizioni, anche se devo dire che nell'ultimo mese, invece dopo le prime nevicate, abbiamo trovato condizioni perfette e siamo riusciti veramente ad affinare il lavoro, sperando che porti dei frutti, visto che tra un mese i giovani inizieranno con le prime gare di Livigno a fine novembre, lì si vedrà quello che è stato fatto. Per quel che riguarda la preparazione atletica, quest'anno lo Sci-Club Radici ha introdotto una nuova attività che è l'acrobatica. Ci siamo abbinati a una palestra di ginnastica artistica con degli istruttori, e insieme a tutto il programma atletico che facciamo con il nostro preparatore, la nostra palestra che abbiamo a Bergamo, abbiamo abbinato anche questa attività, soprattutto per i più piccoli. E devo dire che è stata un'esperienza estremamente positiva, che ripeteremo adesso nel mese di novembre, e che ha affascinato molto i ragazzi, è piaciuta molto dal punto di vista ludico, e a noi è piaciuta molto perché ci rendiamo conto che dà moltissimo ai ragazzi dal punto di vista motorio. L'inverno sta arrivando, fra un mese speriamo di sciare anche nelle nostre valli, sulle nostre piste bergamasche, e inizierà un'altra stagione, speriamo, piena di neve. Faccio un in bocca al lupo a tutti i miei atleti, ma soprattutto a tutti gli atleti bergamaschi che in questi ultimi anni si sono ben espressi a livello regionale, a livello nazionale, e penso che Bergamo sia una provincia ancora di altissimo livello e che continua a crescere piano piano. Quando io vado a prendere la curva aspetto di più, ma non devo partire dentro sempre con le spalle, se no ho perso tutto, vado sempre a caricare lo sci interno e quindi dopo sono morto, devo aspettare. Vado fuori, cercare più profondità, fuori bene con le spalle, vai a cercare di spingere bene sullo sci esterno, d'accordo? Tienilo fino alla fine con lo sci esterno, dai, pali, ogni tanto voglio dire toccarli con i pali, sennò faccio sempre troppo lontana, dai, decisa. Camilla. Ciao.
sono Emilio Beringhieri, responsabile della categoria allievi ragazzi Sci Club Orezzo. E siamo qua allo Stelvio a fare un allenamento di 2 giorni, un weekend, sabato e domenica, un weekend di ottobre, di fine ottobre praticamente sono gli ultimi che faremo, perché il prossimo, che è quello che cade nel giorno dei morti, dei santi, sarà la settimana prossima e poi chiuderanno lo Stelvio. Giornata bellissima, anche se è un po' fresca, però neve bellissima e tempo stupendo, come tutti gli ultimi weekend che abbiamo fatto, sempre trovato delle buone giornate. Stavo dicendo, qui stiamo facendo allenamento di sci di 2 giorni, mentre quando siamo a casa abbiamo già iniziato da un mesetto la preparazione atletica che noi facciamo al Lazzaretto a Bergamo, 2 giorni alla settimana, il martedì e il giovedì, di un'ora, un'ora e mezza al pomeriggio. Siamo qui ad aspettare che inizi la stagione, che è ancora abbastanza lontana, però finora ci siamo sempre allenati abbastanza bene e abbiamo fatto una buona preparazione. Do un in bocca al lupo a tutti, a tutto lo Sci Club Orezzo, ma anche a tutta la provincia di Bergamo, che abbia dei buoni risultati, e ci vedremo sulle piste quest'inverno. Ciao a tutti. Tenta Nadia, non dagli colpi dopo il palo, cerca di stare più leggera in uscita e aver fretta di venire avanti e appiattire. D'accordo? Dopo il palo non devo dargli ancora. Hai fatto un buon giro e mi sembravi molto convinta, eri anche bella vicina ai quali, come ti avevo detto ieri al video. Se riuscissi a tenere ancora più sotto quel piede esterno per avere la gamba più lunga e far incidere di meno gli spigoli degli sci nella neve, sarebbe perfetto. Dai, convinta, parti convinta e pensa a quello che abbiamo visto al video. Buongiorno, mi chiamo Santos Francesco, sono l'allenatore della categoria ragazzi di Sci Club Radici e siamo qui questa domenica a fare allenamento. Facciamo 2 giorni di allenamento di gigante qui sul Geister, abbiamo circa una decina di ragazzi e facendo un po' di prove cronometrate un po' a campo libero, stiamo facendo un bel lavoro, insomma abbiamo dei ragazzi, dei buoni ragazzi sotto punto di vista tecnico, sia tecnico che fisico, e quest'inverno tentiamo di fare qualcosa di buono.
Ciao a tutti, io sono Bagattini Dari, sono allenatore della categoria allievi della Sciclabra Radici. Niente, siamo qui allo Stelvio, la giornata è stupenda, le temperature direi che sono accettabili perché siamo a meno 5, meno 7 gradi centigradi. Stiamo cominciando a lavorare in gigante, i ragazzi cominciano un pochino a trovare la loro posizione, un po' la loro centralità sugli sci. Quest'estate abbiamo lavorato discretamente, adesso cominciamo il lavoro serio che proseguirà poi per tutta la stagione e ci auguriamo che le cose vadano al meglio. Dopo gli smarioni, il teatro, l'ultima richiesta, sempre chiuso. Fuori! Via Bigel! Gabri! Sempre bene di taglio lo sci, sempre bene di taglio, non deve mai frenare, mai! Ciao a tutti, sono Paolo Rota, sono qui allo Stelvio oggi, una bellissima giornata e è un peccato per chi non c'è, insomma. Queste giornate qua sono veramente da promozione allo sci perché è qui che ci si innamora di questo fantastico sport e certe volte mi chiedono come mai andate a sciare in autunno con i bambini, come mai andate a sciare in estate, ma quando saliamo ci sono queste condizioni abbiamo la risposta a tutte le nostre domande. I miei ragazzi, c'è di buono che ci mettono un sacco di impegno, partecipano molto all'attività che abbiamo fatto quest'estate, siamo molto contenti perché ci hanno seguito un po' in quello che volevamo fare, il programma che avevamo stabilito all'inizio dell'estate, e i risultati si vedono sia dal punto di vista tecnico che anche dal punto di vista umano. Si è creato un gruppo molto affiatato in cui basta una parola, uno sguardo per capire, e è tutto molto molto bello, molto molto sano. Devo capire il video. È molto bello.